Sì, noi siamo davanti alla sede della Presidenza del Consiglio e qui ha sede anche il Ministero dello Sport. Noi siamo con Vincenzo Manco, presidente della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, la vostra organizzazione ha 1.300.000 soci, 16.000 società sportive. Quanto questo, il provvedimento, il DPCM, impatta sullo sport sociale? Impatta sicuramente tantissimo, tant'è che ci ha portati questa volta con grande responsabilità ma altrettanta fermezza a dire no, che non ci stiamo a quello che è una disparità di trattamento che noi in questo DPCM vediamo tra le varie attività e i comparti produttivi. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato che con questo DPCM era necessario tenere in equilibrio la salute e l'economia. Ebbene, noi dobbiamo capovolgere il futuro in questo Paese, dobbiamo capovolgere il paradigma che ritiene lo sport e soprattutto lo sport sociale come una cultura legata al tempo libero e al dopo lavoro. Invece lo sport è esattamente economia, è economia d'impresa, è economia sociale, è lavoro, è sostegno delle famiglie e dei nostri figli. Beh, rispetto a questo DPCM, chiudendo una buona fetta, anzi tantissimo rispetto alle attività sportive, un impatto, come dire, dal punto di vista economico è davvero pesante. Cosa chiedete a questo punto al ministro Spadafora e al governo? Ministro Spadafora, che ringraziamo per l'impegno profuso fino ad oggi, ha annunciato alcune misure per il decreto che si sta discutendo proprio in queste ore per poter ristorare i vari comparti che hanno subito pesanti chiusure e pesanti limiti con questo DPCM. Beh, noi diciamo che quelle misure, nonostante l'impegno, sono insufficienti. 50 milioni per intervenire sulle ASD che sono realmente in ginocchio o le indennità per i collaboratori sportivi, crediamo che siano appunto insufficienti in termini di risposta, ma è necessario investire molto di più, anche perché noi siamo stati tra coloro, la WISP, gli enti di promozione sportiva, lo sport, sono stati tra coloro che hanno mantenuto una grande coerenza per quanto riguarda gli investimenti fatti sull'igienizzazione, la sanificazione, i dispositivi di protezione individuale. Queste risorse devono essere assolutamente ristorate. E allora grazie al presidente della WISP Vincenzo Manco, qui dalla Presidenza del Consiglio è tutto, con Marco Quili a voi studio.